E finalmente ci siamo ben ritrovati all'interno del consueto spazio letterario targato Mattina 9. Oggi abbiamo un'esclusiva non soltanto per la nostra trasmissione, ma anche per il mondo e soprattutto dell'istruzione italiana in genere, perché arriva un nuovo modo di studiare, un modo accattivante, un modo seducente, ma soprattutto un modo divertente, il sogno di ognuno di noi da bambino, cioè studiare e apprendere in maniera efficace, ma soprattutto divertendosi. Presentiamo allora il libro che si chiama Recall Map, imparare e ricordare attraverso immagini, colori, forme e font. L'autore è qui accomodato già al nostro salotto, Rosario Dauria, che saluto, buongiorno Rosario. Ciao, buongiorno Claudio. Allora, intanto io partirei proprio da questa notazione, no? Il fatto che studiare diventa divertente. Insomma, sì, nella nostra epoca non era proprio così. Oggi i ragazzi che in questo momento ci stanno ascoltando da casa, in compagnia naturalmente delle proprie mamme, possono riscoprire una nuova metodologia proprio d'apprendimento, un nuovo modo di studiare in maniera efficace e, appunto, lo abbiamo detto, seducente. Sì, spero di sì. Innanzitutto partiamo, permettimi di partire dal termine, dal titolo del libro. Perché lui è allo stesso modo Recall Map. Insomma, un titolo un po' particolare, se vogliamo, no? La parte è ovviamente una notazione anglosassone. Il recall richiama l'arte ovviamente del ricordo, della memoria, ma il cervello stesso, il nostro cervello, e soprattutto le recall map vogliono essere una rappresentazione grafica del modo in cui impariamo. Quindi, al pari dei neuroni a specchio che diciamo ci fanno emozionare, la recall map è costruita proprio con una struttura neuronale che ci aiuta ad imparare meglio e quindi migliora la memoria visiva. Quindi lo stiamo vedendo proprio attraverso le immagini in sovrimpressione, che possono naturalmente aiutarci a decodificare questa nuova metodologia, perché vediamo dei colori, delle forme particolari e, come dicevi tu, la struttura del nostro cervello che si apre dal concetto generale a quello particolare. Eccone un esempio. Assolutamente, quindi uno studio che diventa da mnemonico e sequenziale a logico ed emotivo, quindi uno studio emozionale, come hai detto tu, che imprime meglio nella nostra memoria concetti, immagini, colori e quant'altro. A chi si riferisce Recall Map e soprattutto perché uno studente che vuole imparare qualsiasi tipo di materia dovrebbe usufruirne, ti chiedo? Beh, innanzitutto ovviamente la metodologia è progettata per gli studenti, è pensata per l'apprendimento, ma anche per gli insegnanti che d'altro canto possono in questo modo proporre in una maniera diversa, più accattivante, dei contenuti e quindi avvicinare ancora di più gli studenti a questa nuova metodologia. Dal mio punto di vista può essere anche un imprinting, possiamo dire, in più dal punto di vista comunicazionale in genere, quindi non soltanto dedicato allo studio, ma proprio per comunicare attraverso delle forme diverse rispetto a quelle a cui siamo abituati. Assolutamente oggi. Sì, io infatti lo volevo suggerire, al di là di questo ambito per cui in realtà è stato realizzato, anche, che ne so, per professionisti, manager, che possono articolare le loro presentazioni non utilizzando il solito, ormai anche un po' obsoleto PowerPoint, quindi in maniera un po' diversa, ma anche mi viene in mente un po' il discorso, l'ambito pubblicitario, se vogliamo, no? Un'azienda che può pubblicizzare se stessa con questa modalità e quindi utilizzare questi collegamenti che accendono meglio in noi un ricordo emotivo del messaggio proposto. Rosario, ti chiederei com'è articolata una recall map e come viene strutturata proprio dal principio? Questa in realtà è proprio una parte fondamentale del libro, perché questo libro vuole essere sia un supporto, diciamo, teorico con le varie teorie a supporto di questa metodologia che sono fondamentali perché naturalmente richiamano dei vecchi modelli, penso a Shannon e Weaver, penso a Jacobson, penso ad altri modelli a cui dobbiamo fare riferimento sempre. E poi per finire al costruttivismo, con cui poi si lega assolutamente il recall mapping. Ma la parte forse più interessante, intrigante e divertente, divertente del libro è proprio la parte pratica, in cui do dei consigli per la realizzazione di una recall map. In realtà quella è la parte in cui io personalmente mi sono più divertito e ci ho messo più del mio. Quindi le mie passioni, il mio background, se vuoi, un po' professionale, culturale, richiamo la mia passione per Guerre Stellari. C'è qualche aneddoto interessante, divertente su Steve Jobs, no? Con la sua passione per i font calligrafici che poi hanno dato origine ai font tipografici che ancora oggi utilizziamo, fino a finire alle città invisibili di Calvino, che inaspettatamente mi hanno dato un collegamento e una di quelle città, guarda un po',
può essere proprio identificata con una recall map. Tu nella fattispecie sei cultore di psicologia dell'innovazione e delle organizzazioni presso l'Università degli Studi di Firenze. Sì, naturalmente sì. Questi sono studi che passano attraverso una commissione, perché nella fattispecie poi il libro di oggi ne certifica quelle che sono le fonti. Assolutamente, infatti grazie, mi dai l'occasione per ringraziare sicuramente il consiglio editoriale della Firenze University Press che ha edito il libro, il professor Carlo Edoardi e anche Alessandro Pierno che hanno sia referato che ha approvato e quindi pubblicato il libro. In realtà poi, se mi permetti, vorrei ringraziare anche l'Istituto Italiano di Project Management e lo studio GRS che hanno patrocinato l'opera. In realtà grazie anche all'Istituto Italiano di Project Management e in particolare con l'ingegner Biagio Tramontana, ho già pubblicato dei libri con questa metodologia che sono utilizzati presso l'Università LUISS di Roma. Se mi consenti mostrerei, mentre sì, ti faccio credo una sorpresa, perché io ho fatto uno studio in particolare personalmente. Ecco, questa è la copertina del libro, eccolo qui, Recall Map, perché questo argomento mi affascina particolarmente. Così sono andato a ricercare su internet una versione anche digital del tuo lavoro. Sì, non ne avevamo parlato. L'avevi nascosta questa cosa qua. No. In realtà tu hai realizzato una sorta di libro digitale denominato Keybook. Keybook, esattamente. Che rappresenta proprio, possiamo dire, anche un po' l'evoluzione di questo tuo studio, ma soprattutto, come dicevi, di questa tua pratica. Vediamo insieme il video. Nel futuro? Speriamo. Grazie innanzitutto per la sorpresa, non me l'aspettavo ed è sicuramente, ecco, quello che è un progetto futuro, se vogliamo. Quindi trasportare questa metodologia nella tecnologia moderna e quindi poterla utilizzare con tablet, smartphone e portarla nelle scuole in sostituzione dei vecchi e pesanti libri che gli studenti portano sulle spalle. Un salto nel futuro, ma io direi che è un futuro appena cominciato e comincia oggi qui in diretta in esclusiva Mattina 9. Si chiama Recall Map e ce lo presenta Rosario Dauria, che ripetiamo è un cultore di psicologia dell'innovazione nelle organizzazioni presso l'Università degli Studi di Firenze. Grazie. Io ti ringrazio Rosario, speriamo che il mondo dell'istruzione non faccia orecchie da mercante rispetto a questa nuova metodologia, perché è efficace ma soprattutto divertente. Grazie ancora. Grazie ancora, grazie a voi. Andiamo in pubblicità, poi di nuovo insieme con Mattina 9.